Il gruppo Loccioni è un'impresa marchigiana, un'impresa familiare di prima generazione, molto radicata nel territorio, che però porta un modello di impresa innovativo in tutto il mondo. Sviluppiamo, come una sartoria tecnologica, sistemi su misura per migliorare la qualità di prodotti e processi dei nostri clienti. Oggi il gruppo Loccioni è composto da 350 collaboratori, la metà dei quali hanno una laurea universitaria e con un'età media di 32 anni. Un collaboratore ogni 8 si occupa di ricerca per l'innovazione. Soprattutto l'innovazione aperta, l'open innovation, è uno dei nostri asset fondamentali che ci permette di dare valore, di trasformare attraverso la misura i dati in valori per i nostri clienti in tutto il mondo. Da sempre il gruppo Loccioni ha individuato nelle scuole, nelle università, il bacino al quale attingere per attrarre all'interno dell'impresa i migliori talenti. Tutti i collaboratori vengono direttamente da un percorso universitario o di scuole superiori e trovano nel gruppo Loccioni la possibilità di realizzare la propria identità professionale. Sono Fabrizio, ho 30 anni. Mi occupo di recruiting qui al gruppo Loccioni. Abbiamo questo progetto da sempre di collaborazione con gli studenti, con il territorio, che si chiama Blue Zone. Nel 2003 abbiamo ricevuto un premio che si chiama Impresa Cultura per questo tipo di attività. Blue Zone è una palestra formativa per gli studenti, dove gli studenti stanno al centro, sono loro i protagonisti dei progetti. Noi ci mettiamo a disposizione gli spazi, quindi è un progetto che comunque anche fisicamente ospita tutti gli anni oltre 1000 studenti. Li ospitiamo dall'elementare fino ai progetti più evoluti, anche per i ragazzi degli MBA. Uno di questi progetti è Classe Virtuale, va avanti da 12 anni. Io ho fatto parte di Classe Virtuale quando facevo il mio percorso tecnico, poi da lì ho continuato con l'università e ad oggi sono il referente di questo progetto. Cos'è Classe Virtuale? Classe Virtuale è un'opportunità per dei ragazzi del quarto superiore di un istituto tecnico con 5 giornate formative dove affrontano tematiche che magari a scuola non vedono e poi vengono qua da noi, gli diamo un budget, un progetto e sono loro i protagonisti. Sono una piccola impresa che realizzano da alcune cose magari inizialmente più semplici come questa che ho in mano, il primo progetto fatto per Classe Virtuale, a cose un po' più complesse come un Comfort Meter, il progetto dello scorso anno. Le persone che cerchiamo qua al gruppo Loccioni sono persone che devono avere delle competenze di base e di soglia per entrare. Non solo tecnici, ultimamente anche molti economisti, ma anche persone che vengono da profili, ad esempio lingue e cultura orientale, che possono servire per sviluppare dei nuovi progetti, ad esempio con la Cina. Sono Alessandro, ho 28 anni e attualmente sono il responsabile della ricerca e sviluppo energia in Loccioni. Ho iniziato il mio percorso formativo facendo il liceo scientifico a Camerino. Poi mi sono laureato in ingegneria nuovo ordinamento, prima triennale in ingegneria dell'informazione a Perugia e poi proseguendo con la laurea specialistica in ingegneria elettronica, sempre a Perugia. Dopo la laurea mi sono preparato 6 mesi per entrare nell'albo degli ingegneri, preparandoli per l'esame di Stato e iniziando a fare dei colloqui per le prime assunzioni. A valle di questa fase ho scelto tra la Fiat Auto e il gruppo Loccioni e per una serie di motivazioni legate alla crescita professionale poi effettivamente ho scelto di entrare nel gruppo. Da quando sono in Loccioni ho seguito il classico percorso formativo di un neolaureato che mi ha portato a fare prima uno stage interno e poi un master sempre interno. Ho iniziato con attività molto tecniche e operative su progetti specifici, il contenitore è stato quello di ricerca e innovazione, attraverso il quale però ho avuto una conoscenza trasversale di tutti i gruppi e ho avuto modo di collaborare anche con settori non propriamente tecnici come la comunicazione e il marketing. Con il passare del tempo però mi sono dedicato alla gestione di progetti specifici e poi ultimamente ho avuto questa opportunità di andare a coordinare non solo i progetti ma anche le persone. Sono Maddalena, ho 29 anni, ho iniziato la mia avventura qui al gruppo Loccioni a 19 anni con uno stage.
Sono poi andata a Londra per proseguire i miei studi e sono tornata al gruppo Loccioni e tuttora mi occupo del marketing e della comunicazione di Loccioni Energy. La Leaf Community è il progetto che seguo in particolar modo, è la prima comunità ecosostenibile in Italia dove si abita in una casa a zero emissioni, ci si sposta con mezzi elettrici, si lavora in edifici ecocompatibili e l'energia prodotta ovviamente è prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre si educa a quella che è la consapevolezza ambientale. È un progetto in continuo sviluppo, è un laboratorio aperto in continuo sviluppo, rappresenta il laboratorio di ricerca e sviluppo per Loccioni Energy Technologies, che è la linea di business che si è attivata ormai dal 2009. Questo è il Leaf Meter, il misuratore di sostenibilità che ci permette di visualizzare e monitorare gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili della Leaf Community e dei nostri clienti. Questa macchina esegue il monitoraggio, controllo qualità e la caratterizzazione di iniettori, diesel, common rail, benzina. Macchine come queste vengono sviluppate qui da noi insieme al cliente, su misura per il cliente, e poi vanno nelle linee produttive in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Sud America all'Europa. Questo tipo di attività, il monitoraggio, la misura per il miglioramento della qualità, è una competenza che applichiamo in diversi settori, dall'automotive al mondo degli elettrodomestici, dal monitoraggio ambientale al mondo della sanità e del medicale, sempre con l'obiettivo di migliorare la qualità di processi, prodotti e performance.